Igor Righetti è l'autore di questo libro, di questo volume, Alberto Sordi Segreto, che presenta molti aneddoti, molte curiosità, anche inedite, in relazione e in virtù del suo rapporto di parentela. Beh sì, questo è il primo libro sulla vita privata di Alberto, non ce ne sono altri, anche perché Alberto la sua vita privata era riservatissima, era blindata, per cui ne parlava soltanto con alcuni familiari, quelli più stretti, quindi da mio nonno, Primo Righetti, appunto, che gli è sempre stato molto vicino, anche perché il papà non era molto convinto che Alberto, insomma, di questa strada che Alberto voleva intraprendere, quella dell'attore. E invece mio nonno era molto più creativo, più così aperto mentalmente e quindi lo ha sempre supportato in questo suo grande sogno. E poi ci sono tantissimi aneddoti nel libro, insomma, proprio anche tra di loro, no? Quando poi mio nonno si paralizzò, che lui provvide a curarlo in questo luminare della scienza e tantissimi, tantissimi Emerge altri aneddoti. la figura di un Alberto Sordi innanzitutto tenace nel suo obiettivo. Molto determinato, e per questo anche non si era sposato realmente, perché comunque lui ci diceva: se io mi fossi sposato sarei stato un pessimo marito e un pessimo attore, perché comunque bisogna dare del tempo ovviamente alla moglie, poi se ci sono dei figli, e lui il tempo, tutto il suo tempo lo dedicava alla sua professione. Una volta che aveva raggiunto il sogno, chiaramente non voleva certo mollarlo, perché ne ha veramente patite di tutti i colori, umiliazioni, di tutti i tipi. Quindi era determinato a voler fare questo, e quindi una volta che poi l'ha fatto, considerate che nel 1954 lui ha fatto addirittura 13 film. Ci raccontò come mio padre, ad esempio, che si cambiava in auto tra un set e l'altro, girava tre film contemporaneamente al giorno. Insomma, era veramente, non era certo lo zio della domenica, infatti, mi chiamava zio perché lui ci chiamava nipotini, in effetti io sono il cugino appunto da parte della mamma, Maria Righetti. Però lui, non avendo avuto figli, ci chiamava nipotini, i suoi nipotini, a me e a mio fratello, anche per un discorso anagrafico, perché chiaramente c'è una differenza di età. Una persona estremamente generosa. Molto generosa, anche questo non è mai emerso da nessuna parte. Generosa, altruista, ha fatto tantissima beneficenza, ma sempre in silenzio, non ha mai sbandierato niente, tant'è che anche la sua casa lui non l'ha mai fatta vedere, non l'ha mai aperta, anzi sorrideva quando alcuni suoi colleghi, tra virgolette, della consistenza di un soufflé, dico io, aprivano anche il frigorifero, il bagno, e facevano vedere case che spesso non erano neanche loro, ma erano prese in affitto, e lui rideva. Guarda questi come si sono ridotti una propria casa. La casa per lui era il suo fortino, era il suo rifugio dai bagni di folla, e quindi mai avrebbe voluto mostrarla. Tant'è che credo che si starà rivoltando nella tomba, visto che Alberto voleva un orfanotrofio, ma non l'ha detto soltanto a noi familiari. La contessa Patrizia De Blanca, per esempio, lo dice anche sul libro, in un capitolo molto divertente sulla loro love story, un grande amore, si sono divertiti moltissimo, anche avevano delle cose molto simili, insomma, molto schietti entrambi. Il professor Porzio, il medico di fiducia di Alberto, anche lui, per esempio, il cardiologo e la migliore amica di Aurelia, insomma, voglio dire, tutti noi che gli stavamo vicini davvero da decenni, non quelli dell'ultima ora, intendo, sapevamo benissimo che lui volesse concludere proprio con i bambini, perché ci ha detto chiaramente: non c'è mai stato il sorriso di un bambino in questa casa, nel senso che non c'erano stati figli né da parte sua né da parte delle sorelle o del fratello, perché poi c'era un patto tra di loro: nessuno avrebbe dovuto sposarsi ed avere figli. L'unico invece che poi questo patto lo ha, diciamo, è rispettato solo in parte, fu Giuseppe, che lui chiamava Pinino, perché si sposò ma non ebbe figli. Un'ultima domanda brevissima. La RAI l'ha proposta la vita di Alberto Sordi con questa fiction. Che ne pensa? Com'è venuta? Ma qui mi sono già espresso io con i parenti, ma anche poi dopo la messa in onda anche i critici televisivi, insomma, l'hanno massacrata, ma semplicemente per un motivo. Bastava che si fosse chiamata subito fiction, senza spacciarla per biografia, biopic, come va ora di moda, no? La biopic. Non è una biopic, poi infatti dopo la mia intervista al Corriere della Sera, che poi è ripresa da tutti i giornali, dove io ovviamente come familiare ho trovato tutta una serie di errori, perché Alberto l'ha fatto Scipione l'Africano, c'è anche un video su YouTube che potete vedere, lui racconta, ha fatto 5 giorni, poi noi sappiamo che addirittura faceva il doppio turno perché gli davano 5 lire a turno, e lui, come aveva bisogno di soldi, era il suo primo film, come comparsa, lui faceva il soldato romano. Lì invece nel film non viene scartato subito appena si presenta. Oppure Maria Righetti, appunto, Maria Righetti non era quella signora che avete visto così magra, ma aveva il faccione tipo mio nonno, tipo Alberto, che sono i faccioni paffuti, e insomma, ma ce ne sono tantissimi.
tantissimi di errori storici se fosse stata una biografia. Una fiction va benissimo tutto, come ha detto poi Luca Manfredi, regista, dopo le mie dichiarazioni sui giornali, elencando i vari errori, perché la fiction poteva chiamarla anche Permette Pluto, Permette, perché quella ovviamente non, a quel punto non è più Alberto Sordi, poteva essere chiunque per quanto riguarda la fiction. Poi ci sono tantissime altre cose che comunque non tornano, è pur peccato, perché questa è stata un'occasione persa, perché molti magari potevano pensare che è un po' come la villa adesso, no? Che hanno completamente tolto tutti i divani di velluto a questa fondazione museo Alberto Sordi, che è nata 8 anni dopo la morte di Alberto. Molti pensano che invece sia una delle fondazioni istituite da Alberto Sordi, non è vero, è stata nata 8 anni dopo, e anziché fare l'orfanotrofio hanno creato questo museo, però hanno già smantellato tutto il teatro cinema di Alberto. Io non lo riconosco più, io da bambino ci andavo lì con mia nonna Adele, che faceva lavori di maglia di ricamo con Savina, la sorella di Alberto più grande, e non lo riconosco più, perché non è più il suo cinema teatro. Ci sono sedie di plastica che si trovano nei centri congressi, e questo è mistificare. Però attenzione, tu non entri più. Chi ha visto la casa di Anna Frank ad Amsterdam, per esempio, è rimasta come Anna Frank l'aveva lasciata. Una volta che tu stravolgi, e quindi non fai più un intervento conservativo, ma mistifichi, a quel punto è pura mistificazione, prendi in giro la gente che non l'ha vista ovviamente prima e pensa che magari Alberto fosse stato in quel teatro, quando invece non era così come lo vediamo adesso.